Qualche divano, un tavolo da picnic e un manifesto in cui si chiedono igiene, sicurezza, azioni concrete. La precaria stanzetta da universitari, gli studenti della lista Gulliver e dell'Erso di Ancona l'hanno portata davanti alla Regione Marche. I ragazzi sono tornati a chiedere certezze all'assessore all'istruzione Benatti sulla situazione in cui verserebbero gli studentati anconetani. Se andate negli studentati vedete magari una piastra di una cucina appoggiata su una sedia o gli escrementi dei topi sul davanzale di una finestra, vedete crepe, muffe, molti ragazzi si ritinteggiano la stanza da soli quando arrivano e poi da lì a un mese riano di nuovo la muffa dietro il letto. L'estate quando gli studenti vanno a casa ritornano poi a settembre-ottobre e trovano le stanze che sono state utilizzate da qualcun altro perché le porte sono di cartapesta. Se andate a Brecci Bianche, che è lo studentato dalle condizioni più critiche, gli spazi comuni, ovvero i bagni, sono veramente vergognosi. Addirittura il presidente della commissione consiliare, quando ha visto i bagni, ha detto mi vergognerei a far studiare mio figlio qua. Dopo la prima protesta inscenata la settimana scorsa in Piazza Roma, era arrivato l'annuncio da parte di Spacca dello stanziamento di 1 milione di euro nel bilancio di previsione 2010 per la ristrutturazione degli studentati anconetani. Vogliamo garanzie per il futuro, dicono gli studenti che parlano di una manovra tappabuchi. Ci vuole un cambiamento di rotta totale sul diritto allo studio, questo lo deve attuare tanto Spacca, tanto l'assessorato stesso della Benatti. Quindi serve uno stanziamento straordinario per rimettere a posto tutti gli studentati, quindi dal punto di vista manutenzione ordinaria e straordinaria. Serve chiarezza sulla situazione del buon pastore, che è un tema annoso che da anni si trascinano dietro tutte le amministrazioni. E serve una garanzia per coprire al 100% le borse di studio. Tutto questo non è realizzabile con un intervento straordinario di un anno che non sana nemmeno la situazione.